Bentornati a tutte sul mio canale. Oggi un video spacchettamento. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, di andare giù nell'info box. Come sempre troverete tutte le informazioni per quanto riguarda gli altri social. Allora, oggi andiamo a spacchettare l'ordine che mi è arrivato da Pink Panda, sperando che sia arrivato tutto integro, lo spero. Non pensavo che mi arrivasse, sinceramente, perché erano più di una settimana da quando avevo fatto l'ordine e non avevo avuto più notizie. Dopo aver fatto più di un reclamo, il pacco fu spedito e insomma, tra l'ordine, tra il tempo che ci è voluto per farlo spedire e il tempo per farmelo arrivare, insomma, in sostanza ci sono volute quasi 2 settimane. Comunque, adesso andiamo a vedere cosa ho preso. Intanto vi faccio vedere come è arrivato con GLS in questo stato, quindi speriamo bene. Comunque, andiamo ad aprire. Ho approfittato delle offerte, insomma, degli sconti e delle offerte che ci sono sul sito. Allora, si presenta in questo modo, una marea di carte. Oddio. Allora, questa è la fattura. E come vedete, ho preso il calendario dell'avvento. Ora metto tutto fuori, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso il calendario dell'avvento di Makeup Revolution, che apriremo su Instagram insieme agli altri due che già vi ho fatto vedere. Voglio solo vedere come si presenta. Bello, con questo packaging. E si apre in questo modo. Ah, è scocciato. Ok. Perché si è ribattato. Ok, e si presenta così, 25 caselle in questo modo qui. Bello, 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 non vedo l'ora di aprirlo. E quindi questo poi ho acquistato una palette, in particolare quella nuova, e qui c'è anche il libro dei segreti. Ah, ci sono dei codici sconto, un buono regalo. Poi varie cosucce, insomma, da vedere. E ho preso lei, che era scontata, la nuova palette di Makeup Revolution. Bella la carta di Pink Panda. Questo per me è stato il mio primo ordine e devo dire che mi sono ricreduta.
su di loro, insomma. Che bella, cioè è praticamente di due tipo olografica, cioè se la muovete si vedono le farfalle, sono farfalle, poi ci sono i pipistrelli, credo. Comunque un pack molto molto bello. Apriamo. Che bella. No, vabbè, troppo particolare. Aspettate perché lo scotch non si è tolto. Ed eccola qui, porta lo specchio e questi sono i colori, troppo troppo belli. No, vabbè. Meravigliosa, bella, bellissima. Ma che luce è questo grigio? Stupendo. Bellissimi. Voglio switchare il viola. E quest'altro, questo già me lo vedo con un make up naturale e questo picchiettato sopra tipo top coat. Bella bella bella, ma il grigio è spettacolare veramente. Vediamo questo. Raga, cioè vabbè, no vabbè, oro e argento sono il top di questa palette, stupenda, bella bella. Allora, insieme al calendario dell'avvento di Makeup Revolution c'era anche questa box a sorpresa. Infatti in questo video andremo a spacchettare le due box. Questa veniva insieme al calendario, acquistando il calendario c'era la possibilità di ricevere anche questa in omaggio. C'era questa mystery box che si poteva inserire. Allora, vediamo se ci sono i prezzi, così vi faccio sapere. Allora, il calendario dell'avvento insieme alla box, questa qui a sorpresa, è venuto 60 euro. Mentre la palette di Makeup Revolution, questa qui scontata, è venuta 7 euro invece di 10,99 euro. Quindi andiamo ad aprire la box prima, questa qua. Ok. E scopriamo insieme cosa sarà mai. Sento tanti bei prodottini. Allora, primo prodotto è una maschera peel off di questo brand
che già partiamo male perché io le peel off, le maschere peel off non le posso vedere, va vabbè. Poi scopriamo un siero, vediamo a cosa il siero, per che cosa, un per gli occhi credo. Allora, ora apriamo, se riesco a trovare il temperino. Ok, vediamo di cosa si tratta. Ed è fatto così. Questo è del brand Miami, credo che si dica. Questo è il packaging, devo dire molto bello. Ah, forse è un siero per le ciglia. E infatti è fatto così. Non ha odori, è sempre utile. Ok, poi vediamo cosa c'è. Sento ancora tante cose, devo dire, ingombranti anche. Allora, abbiamo un prodotto viso, una crema, penso, una crema viso, Sinox Anti Dark Spot. Questa qui, che è da 40 ml. Apriamo. È un bel formato, comunque. Allora, vediamo se c'è scritto qualcosa in italiano, ma vedo che non c'è scritto nulla. Ottimo. Comunque, si presenta così. Poi vedrò un attimo. C'è la vitamina C, la niacinamide 2%. È sigillata, vabbè, poi... Vediamo un attimo se trovo qualcosa, qualche indicazione in italiano e vediamo un attimo. Comunque è una crema viso sostanzialmente questa, si è capito. Poi, ultimo prodotto. Che cosa sarà? Secondo me una palette di Make Up Revolution. No, vabbè. Ho capito qual è. No, vabbè. Cioccolatosa dovrebbe essere. Morbidoso. Tipo antistress. No, che bella. Bella, bella, bella. Non so se profuma di cioccolata, raga, perché io sono anche molto raffreddata. Penso di sì, forse. Comunque, troppo troppo bellina. Con i colori anche neutri, se vogliamo. Troppo troppo bella. Mi piace, mi piace. Mi piace. Troppo forte. No, vabbè. Ok. E questa era la prima box. Abbiamo la box, questa qua, la Mystery Bag. Vediamo di che si tratta. Ok, l'abbiamo fatta. Allora, anche qui testiamo a random. Troviamo un'altra maschera, questa volta però
è una maschera in tessuto e a me piacciono tanto, lo sapete se mi seguite, sempre dello stesso brand. Eccola qua, anche qui prodotto skincare, una maschera idratante, buona, ci piace. Poi troviamo Brown Vox, che cosa sarà mai? Vediamo se c'è scritto qualcosa in italiano, ma ovviamente no. Giusto, giusto. Comunque qui vedo che secondo me è qualcosa per le sopracciglia, sicuramente. Vediamo se riesco ad aprire. Ecco qua. Allora, di qua abbiamo... Ah, forse ho capito. La cera per le sopracciglia. Cioè, vabbè. Ottimo. Sempre utile. E poi, da quest'altra parte, lo scovolino. Beh, devo dire che non è male, dai. Non è male. Di questa marca. Vibo. Io non la conosco, se la conoscete fatemi sapere. Poi, altro prodottino, ciglia finte. Proprio oggi mio marito mi diceva, quando ritorni a metterti le ciglia finte? Ed eccole qua, le ciglia finte. Beh, devo dire che anche sono molto molto naturali, secondo me. Che ne dite? Devo riprovarle a metterle. Queste qua. Ultimo pacchetto, ultimo prodotto e finiamo con un altro prodotto, mi sa di skincare, un siero per il viso, sì, di questo brand che non conosco, però dai, ci sta, due prodotti per la skincare, un prodotto per di make-up e un prodotto... Anzi, due prodotti di make-up, perché se vogliamo le ciglia... Vabbè, è un accessorio per le ciglia, ma comunque un accessorio di make-up, o no? Comunque è fatto così, in vetro. Beauty Blend. Siero Ceramides, da 15 ml. Poi devo vedere comunque sul sito se riesco a... capirci qualcosa. Vediamo se riesco perlomeno ad aprire, che sono curiosa, ma riesco anche ad aprire. Secondo me questo ha l'incastro, ecco, per di sicurezza, vedo. Aspettate. Ecco qua. Ah, è fatto così. Vedete? Buon profumo. Un classico profumo di skincare. C'è anche un pelo. No, vabbè. Vediamo. Il profumo non è male. Si assorbe anche abbastanza rapidamente, devo dire. Sì. Ok. E questo era il siero. Quindi ragazze, questi erano le due box che mi hanno inviato gratuitamente. L'ho preciso perché ci sono anche delle box a 10 euro a pagamento.
questa qua invece era inclusa con il calendario, e poi c'era questa che si poteva mettere il codice, come vi dissi anche nel video precedente in cui vi dissi che la stavo aspettando, si riusciva a ricevere questi altri prodottini, un'altra box insomma in omaggio. Copro lo spoiler del calendario, ma ormai su YouTube ce ne sono tantissimi di video di questo calendario, ma facciamo così, facciamo finta che nessuno lo conosce. Quindi questo è il mio primo ordine che ho fatto su Pinkpanda. Devo dire che mi devo ricredere su quello che dissi la volta scorsa, e mi fa molto piacere che sia arrivato tutto integro, speriamo anche l'interno del calendario sinceramente. E se mi seguite su Instagram sicuramente vedrete tutti i calendari all'interno, cosa andrò a trovare. Io vi lascio un bacio, vi ringrazio per aver visto questo video, e giù nell'info box se volete trovate il link di Instagram e TikTok. Vi aspetto al prossimo video. Un bacio, ciao ragazze!